Quanto riguarda quelli in scadenza, ricordo che appunto la scadenza dei turbo è coincidente con quella delle opzioni quotate sul mercato, ad esempio sull'item di Borsa Italiana, quindi prevedono la stessa scadenza, stesso giorno in scadenza e anche le stesse modalità per il calcolo dell'importo di liquidazione. Ricordo quindi che chiunque avesse e decidesse di portare il turbo fino a scadenza, quindi di attendere la scadenza e non rivenderlo magari in questi giorni, riceverà un importo pari alla differenza tra il valore finale e lo strike, o tra lo strike e il valore finale, a seconda che sia un turbo long o un turbo short, calcolato come segue. Per quanto riguarda il FTSE NIB, considereremo il prezzo ufficiale di apertura dell'indice, così come avviene appunto per future opzioni, nel venerdì, quindi il venerdì di scadenza del prodotto. Per quanto riguarda le azioni italiane, si considera il prezzo di riferimento, quindi il valore di chiusura dell'azione il giorno precedente rispetto alla scadenza stessa, quindi il giovedì precedente rispetto alla scadenza, mentre per indice comunque azioni estere si va a prendere il prezzo di chiusura il giorno di scadenza. Questo ricordo che risponde alla volontà di avere un meccanismo di calcolo dell'importo di liquidazione uniforme rispetto a warrant, comunque opzioni quotate. Ecco Francesco, Ricordo in linea che di principio mi verrebbe da dire a tutti gli amici che detengono all'interno del loro portafoglio dei turbo certificate, siano essi long o short, di andare a fare un check, così come stavamo vedendo anche noi qui in studio su investimenti.bnpparibas.it, andando proprio all'interno della scheda del prodotto, perché guardate una cosa, proprio scadenza, in questo caso è un turbo long su UBIbanca, 15 di dicembre, tuttavia ultimo giorno in negoziazione, 12 di dicembre. Prima stavamo guardando un turbo certificate avente come sottostante il DAX, in questo caso l'ultimo giorno in negoziazione era l'8 di dicembre, dunque venerdì. In questo senso facciamo attenzione anche a questo.